Il barista di questo locale ha detto che doveva mostrarmi una cosa e è sembrato molto gentile. Buonasera! Io non mi fiderei. Buonasera, ispettore Twist, io sono il dottor Acula. Dottor Acula, eh? Questo nome ha un che di familiare, non so cosa. Non importa, mi faccia un cocktail. Subito, signor Twist, ma prima le voglio dire che io non sono semplicemente un umile cameriere di questo locale. Io sono un grandissimo inventore e ho inventato la macchina del tempo che ci può portare avanti, indietro e ovunque vogliamo nel tempo, proprio come queste bottiglie che ora saltano da una mano all'altra. Vede il passato, presente, futuro e hopla! Ecco qua, il cocktail è pronto. Sentito, Gian Domenico? Il dottor Acula qui è anche uno scienziato. Andiamo a vedere la sua macchina del tempo, così magari ci facciamo anche un giretto. Non mi sembra una buona idea, ispettore. Zitto! Venga, ispettore, le faccio vedere subito la mia macchina del tempo. Rimarrà sbalordito, le dico. Voilà! Macchina del tempo? Questa è la macchina di un tempo, ma guardala, è un catorcio, accidenti! Ma no, ma che dite, non vedete che è uguale alla macchina di Lupin, solo che invece di essere gialla è nera? A me fa schifo. Ma no, ma c'è anche lo sportello che funziona, c'è la ruota di scorta, è un gioiellino garantito. No, a me fa ancora schifo. Ispettore, non è una buona idea secondo me. Andiamo, Gian Domenico, ma guardalo, ha una faccia così pulita. La prego, ispettore, ho letto più avanti nella sceneggiatura, se va con lui se ne pentirà. Ma Gian Domenico, le sceneggiature si combattono a buchi di trano. Allora faccia il cazzo che le pare. Ispettore! Allora, ispettore, che fa? Viene? Sì, arrivo, non di ascolto al mio assistente. Ah, che bello. Ah, ma pure lo sterzo, non è poi così un catorcio. Bene, facciamoci questo giretto intergalattico. Benissimo, andiamo attraverso il tempo, andiamo! Povero ispettore. Si tenga forte, ispettore! Sì, non si preoccupi, più forte di così non posso! Benissimo, allora ecco, guarda... Ma perché c'è una pistola in macchina? Perché ci sono degli asteroidi pericolosissimi qua! Ma mica gli asteroidi ci sparano! Io sì, però! Ok, a destra! Schivi! Sinistra! Schivi! A destra ancora, sinistra! Schivi! Oh! Freni! Ecco fatto, possiamo scendere adesso! A dove siamo? Dove volevo io? Che vuol dire? Gian Domenico, pronto, rispondimi! È inutile, ispettore, in questo campo non c'è campo. Merda! Mi dica, ispettore, lei sa ballare? Che cosa dovrei ballare, esattamente? Ma come cosa questo? Un momento, signor, calmi, stia fermo! È la mazzurca di periferia! Ma balla come una ranocchia ubriaca! Ma perché non vieni a ballare te, idiota? Sa che le dico, ispettore, arrivederci! E mai fidarsi di un vampiro! Ma vattene a fanculo! Oh, un cavallo, proprio quello che mi serviva. Guarda un po'. Avanti, al galoppo! Galoppo ha detto! Lavora, maiale! Ma che posto è questo? Accidenti! Buongiorno, signora, sa dove siamo? Muori! Ma che cazzo... Ma tu guarda la maleducazione di certa gente! Dunque... Oh merda, sembra un problema! Sono finito nel cazzo di Far West! Ehi, senta cane, sa per caso... No, scendi! Scendi, hai il cappotto nuovo! Bestia, scendi, guarda che chiamo la protezione animali! No, già, non mi farebbe un cazzo a me! Scendi! Scendi, maledetto! Tu guarda! Adesso basta, mi avete rotto il cazzo tutti quanti, vi faccio vedere io! Guarda questo, glieli ficcherei nel culo quei baffoni! Ah, ho sempre sognato di fare un'entrata ad effetto così. Salve, ispettore Plot Twist. Cosa la porta da queste parti, eh? Aspetta, l'ho messo... Come sai che sono un ispettore? Ma guarda, per adesso non me ne frega proprio niente. Voglio solo un whisky. Doppio, grazie. Ma come doppio? Ispettore, le posso fare un whisky triplo, quadruplo, quintuplo? Io sono il miglior cameriere che c'è nel Texas e ora le mostro cosa so fare. Guardi, whisky che vola, shaker che però shakera e opla. L'ho già visto fare da qualcuno. Eppure non ricordo chi in questo momento. Ehi, amico, perché sei così triste? Mi spieghi? Ma guarda, me ne stavo con il mio amico Gian Domenico e a un certo punto uno stronzo mi ha intrappolato qui. Gian Domenico? Quell'eremita? Esiste un Gian Domenico qui? Certo che esiste, vive in una casetta nel bosco. Devo trovarlo immediatamente. E ora che succede? Una tipica rissa alla Far West. Ah, no. Voglio prenderne parte allora. Grazie per l'aiuto, il signore è servito. Che spasso! Avevo bisogno di sfogarmi. Spero proprio che non sia di valore. Avanti, alla volta di Gian Domenico. Ti chiamerò Maiale, ti piace come nome? Avanti, Maiale, corri! Oh, finalmente a casa. Scappa una cagata. Tutti questi viaggi nel tempo te la fanno tenere dura. Mannaggia, presto, mi serve un bagno. Non credo proprio. Ma come no? Dovrai cagare in una cella d'ora in poi. Ma no, ti prego, mi sto per cagare addosso, non ce la faccio più. Beh, ti puoi pulire con il grembiule se ti caghi addosso. No, il grembiule no, ti prego, è già tutto sporco.
seguici, ti dichiaro in arresto in nome di non so che cosa. Finalmente posso attivare il mio piano malvagissimo. Aspetterò qui dentro per tutta l'eternità finché non saranno morti. E poi me ne andrò da solo. Vabbè. Ah, che fatica. Gian Domenico, ti ho trovato. Ma questa non è la stessa casa dei paludi della mostra. Forse è lo stesso set, solo molti anni prima, credo. Mi dispiace, ispettore, ma io non sono il suo Gian Domenico. Sono un altro Gian Domenico. Venga, le spiego tutto adesso. Ok, ma se non sei Gian Domenico, allora che cazzo sei, insomma? Io sono uno dei tantissimi Gian Domenici monaci e custodi del buco di trama. E lei, ispettore Plot Twist, sta per imparare un grandissimo segreto. D'accordo, ma io per che cazzo sono qui? Lei deve sapere che il Dottor Dracula, in realtà, è il Conte Dracula, eh? Se lo sarebbe mai aspettato? Dottor Acula, quindi fammi capire, cioè, Dottor Acula di R. Acula, quindi è... Esatto, sì, è proprio così. Cazzo, non lo sapevo. So perché lei è qui, ma per tornare nel suo tempo deve sconfiggere il Dottor Acula, nonché Dracula, con il super bucone abissale di... Il super bucone abissale di che trama? Cosa? Esatto, il super bucone abissale di trama. Ma prima le spiego una cosa che riguarda il nostro passato. Noi Gian Domenici abbiamo combattuto contro i Gianfranchi molto, moltissimo tempo fa. Eravamo superiori, eravamo più forti, eravamo in più. Ma i Gianfranchi avevano una semplicissima mitragliatrice che ci ha decimati tutti. Abbiamo caricato e loro ci stavano aspettando. Sono morti uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro sono morti tutti. Tutti quanti. No! Però alla fine abbiamo sconfitto Gianfranchi. Poi a un certo punto ci siamo detti, ma non sarà il caso di mandare una progenie sulla Terra? E ne avevamo due. Abbiamo scelto la migliore e l'abbiamo affidata a un Gian Domenico che è andato sulla Terra e ha portato la progenie al sicuro. E quella progenie, ispettare Plot Twist, sei tu! Adesso devi sconfiggere il Dottor Acula utilizzando il super bucone abissale di trama. Ma come cazzo faccio a sconfiggerlo? C'è un unico modo. Alleniamoci! Avanti, ispettore! Di più! 151, 152! Non credo proprio, quelle sono 4! 5, 6... Ah, non basta spostarsi da una zona all'altra, da una trama all'altra per usare il buco di trama. Deve usare il super bucone abissale di trama. Ah, va bene. No, non ce la faremo mai in questo modo. No, non ci siamo. Coltello, coltello, avanti. Più coltello. Più coltello. Più coltello. Più coltello. Questo è lo stile, giusto? No, invece no, mi sono sbagliato. Vai proprio cagare. No, ma cos'era quello? Mi dispiace, ispettore Plot Twist. No, io mi rifiuto di affrontare Dracula. Insomma, non sono preparato, io mi rifiuto. Ma mi dispiace, ma ti devo portare da Dracula. Adesso! No, non ci penso nemmeno. E invece sì, ecco, ti porto subito da Dracula. Tu saresti la progenie? Avremmo dovuto scegliere l'altra. Salve, dottor Dracula. Le ho portato il nostro Plot Twist, così da uccidere. Ah, davvero? Allora duelliamo. No, che cazzo? No, prendo solo le misure, scusi. Fammi faccia vedere. Ma che devi? Ma che? Oh! Sì, qua è una bella cassa da morto, signore. Ma io ce l'ho già la cassa da morto, in belle che non sei altro. Va bene, allora me ne vado. Meglio. Proviamo con quest'altro signore molto simpatico. Che vuoi tu? È solo prendere le sue misure, signore. Ma che cazzo? 5, 7, 19. Levati dai piedi. Va bene, scannatevi. Beh, allora, che dobbiamo fare? Beh, credo un duello western. Ah sì, western, a me non piacciono i western. Non mi importa, io ora ti farò vedere che non fumo. Non so perché mi hanno dato una sigaretta in questa scena. Già, fumare fa male, molto vero? Molto male. Meglio succhiare sangue, eh? Oppure sparare ai vampiri, forse. Ma che... Oh, ma che cavolo! Ma mica mi puoi uccidere con una pallottola, dai. Ah, infatti ti pianterò un paletto nel cuore. Ma da dove l'hai tirato fuori questo? Non credo che ti piacerebbe la mia risposta. No, ti prego, non farlo, non farlo, no! Oh, no! Bene, ora dovrebbe attivarsi il mega super bucone di trama abissale. Ma perché non si attiva? C'è qualcosa che non quadra. Che cazzo? Non mi hai ancora sconfitto, Plot Twist, e ora ti succhio l'anima. Non capisco. Vieni. Vaffanculo. Un mio tic mi ha salvato la vita. Salve, sono qui per riscuotere la taglia sul Conte Dracula. Ecco lei. Un momento, qualcosa non va. Che succede? Qualcosa... Super mega bucone di trama! Ispettore! Oh, Gian Domenico, è tornato. Come stai? Bene. Io non credo che...
Qualcosa è andato storto nel... Sono felicissimo di vederlo. Nell'ultimo frattempo. Sta bene? Sì, sì, sto bene, grazie. Oh, che bello. Abbracciami, Gian Domenico. Mi fa un po' schifo, ma ok. Così, sì, grazie. Oh no, ma che... Ma che succede? Sento che... qualcosa è andato storto nel passato! Io non esisto! No! E anche questa è risolta. Io me ne vado. E, cari spettatori, ai prossimi buchi di trama! La fine!